Ciao amici, bentornati sul canale del TST F1 Racing. Quest'anno vogliamo ricominciare a trattare un discorso, la beta. L'anno scorso non l'abbiamo avuta, come se ci avete seguito o è un po' che ci seguite, avrete sicuramente notato che su F1 2017 avevamo fatto dei video pre-stagionali, prima che uscisse appunto il gioco, perché avevamo la beta e volevamo trasmettere quelle che erano le nostre sensazioni riguardo il nuovo gioco. Bene, anche quest'anno Codemaster ci ha voluto dare fiducia e per fortuna siamo riusciti a ottenere la beta. Come sapete, quest'anno le regole della Formula 1 sono cambiate in maniera abbastanza importante, sia a livello aerodinamico, come potete appunto vedere anche da queste immagini, l'alettone anteriore è stato molto semplificato e ci sono state anche altre variazioni, ma quella principale è appunto quella riguardante l'ala anteriore. Questo, nelle intenzioni dei tecnici, doveva comportare comunque un rallentamento delle vetture, che a quanto si è visto però in queste prime gare c'è stato in alcune piste, meno in altre, ma comunque non si è dimostrato così importante come preventivato. Infatti la maggior parte delle scuderie ha recuperato abbastanza agevolmente il livello di downforce che aveva l'anno scorso. E quindi, come abbiamo potuto vedere nelle prime gare di questa stagione, i tempi sono pressoché rimasti invariati. Anzi, in alcune piste si è riusciti anche ad abbassare i riferimenti già abbastanza buoni segnati lo scorso anno. Beh, però torniamo a noi, appunto, la beta. Cosa vogliamo trattare in questo video? Innanzitutto diamo qualche informazione di base sulla beta. Siamo alla versione 1.2, quindi siamo proprio nelle primissime fasi dello sviluppo del gioco. Considerando che il gioco uscirà verso il fine giugno, capite bene che sicuramente non sarà anche quello che verrà rilasciato appunto alla data di uscita un gioco definitivo, ma sicuramente subirà upgrade previsti e ovviamente upgrade correttivi in base a quelle che saranno poi la risposta e risposte che la community darà appunto agli sviluppatori. Detto questo, però, la beta partiamo proprio in co cosa ci stanno facendo provare. Allora, sono disponibili 5 piste, 5 tracciati. Sono Baku, Cina, USA, Messico e Giappone. Queste sono le 5 piste attualmente, diciamo, in fase di testing. Non sono cambiate molto rispetto a F1 2018. Il design è pressoché rimasto invariato. Le macchine ovviamente sono delle mule car, cioè sono prive di livree ufficiali, hanno colorazioni approssimative, ma proprio perché il pacchetto grafico verrà appunto rilasciato in un secondo momento. Allora, per questo video le piste che ho deciso di andare ad analizzare sono Cina e Azerbaijan, ovvero una pista da medio-alto carico e tecnica come quella della Cina ad un tracciato piuttosto low drag, quindi da efficienza aerodinamica come il circuito a zero. Iniziamo quindi con l'analizzare i dati emersi dalle prove effettuate sul tracciato di Shanghai. Allora, come potete vedere, una cosa possiamo dire, la macchina sembra un po' più puntata sull'anteriore, mentre sul 2018 il posteriore tendeva a essere molto leggero perché si utilizzavano valori di zavorra piuttosto alti per poter far girare la macchina ed essere quindi competitivi. Vi dico subito che nel 2019, probabilmente l'avrà già detto anche qualcun altro, ma la zavorra come parametro del setup non esiste più. Ce ne sono altri, ma la zavorra appunto è stata eliminata. La macchina, come dicevo, quindi è più puntata sull'anteriore, bisogna agire su tutti gli altri parametri che praticamente sono rimasti invariati per trovare un buon bilanciamento. Ma non è questo l'argomento che tratteremo oggi. Oggi andremo ad analizzare quella che è la differenza di velocità. Siccome appunto non abbiamo una base stabile dalla quale partire, ovvero nel 2018 ci abbiamo girato tutto l'anno, quindi gli setup li conosciamo, sappiamo come estrarre il potenziale della macchina, mentre nel 2019, ovviamente essendo una beta, essendo uscita da pochissimi giorni, questi riferimenti non li abbiamo. Allora,
ho pensato a sfruttare diciamo, l'IA, quindi i bot, ok? Impostati al massimo in varie condizioni su due piste principalmente e in varie condizioni. E li ho voluti paragonare ai tempi fatti effettivamente dai piloti nella stagione 2018 e 2019. Andremo adesso ad analizzare insieme appunto cosa ne è venuto fuori. La differenza tra il 2018 e il 2019 in questo caso è solo 4 decimi e mezzo, principalmente rimediati tutti nell'ultimo settore, ovvero quello che comprende l'uscita dalla chicane e la parabolica che immette sul lungo rettilineo, il tornantino e la curva da media velocità. Quindi, se confrontiamo i primi due settori, nella realtà, in questo caso Valtteri Bottas, autore della pole position, è stato addirittura più veloce di Sebastian Vettel, con la vettura che utilizzava la vettura 2018, appunto, che in teoria, secondo le simulazioni, doveva risultare più veloce. In questo caso sembra un po' strano o particolare, se non altro, il fatto che tutto il distacco sia stato accusato nel settore dove ci sono meno curve. Quindi questo comunque fa capire che le nuove ali, sia anteriori che posteriori, generano forse più drag e che anche quest'anno, se non ricordo male, lo stesso Sebastian Vettel ha detto nel post interviste che c'era un forte vento contrario sull'ultimo rettilineo, quindi anche questo potrebbe aver comunque influenzato il tempo, visto che comunque in quelle condizioni è facile perdere appunto prestazione. Allora, adesso andiamo ad analizzare invece i tempi realizzati nel gioco. Abbiamo impostato l'IA, come dicevo prima, a livello massimo, quindi a livello 110. Se vedete le gomme, la differenza di gomme è semplicemente nella nomenclatura perché la mescola è diversa. Cioè, scusatemi, la stessa. Praticamente la mescola Ultra Soft, la viola dell'anno scorso, è diventata quest'anno la C4, che come sapete per cambio regolamentare non esisterà più Ultra, Super e via dicendo, ma ci sarà solo la Soft, la Media e la Hard, quindi per semplificare. E le vecchie e gli indici di durezza sono classificati dalla C1 che è la più dura alla C5 che è la vecchia Hyper Soft, per intenderci. Allora, se nella realtà abbiamo riscontrato comunque un ritardo di 4 decimi abbondanti, nel videogioco, come potete ben notare, il distacco è molto più ampio. Stiamo parlando di quasi 2 secondi. E quindi fa capire, e la sensazione, anche se ripeto, poi ci guarderemo, cioè ne parleremo in un altro video. La sensazione effettivamente è quella di essere più lenti. Le prime impressioni si hanno è sì, dà delle buone sensazioni alla guida, ma ci si rende conto che non si è veloci come su F1 2018. Quindi questa carenza la si riesce anche a percepire durante la guida. Ora, questa è una delle cose che forse verranno toccate perché il gap forse è un po' troppo alto rispetto a quello che si sta comunque riscontrando anche nella realtà. Addirittura sul bagnato, ovviamente avendo queste macchine meno downforce, quindi meno grip, come vedete, in percentuale tende comunque a salire di 1,06-0,07%. Quindi macchine probabilmente forse che danno delle buone sensazioni se ben settate, però che per ora non hanno il livello di performance che avevano sicuramente le vetture F1 2018 e che ci si attenderebbe vedendo comunque le prime 5 gare stagionali. Passiamo adesso ad analizzare invece appunto quello che ho riscontrato sul circuito di Baku. Allora, qui invece c'è stata un'inversione di tendenza, ovvero nel 2019 la pole position sempre di Valtteri Bottas, che sta facendo molto bene in questa prima fase di stagione, è stata appunto, come potete vedere, 1,40495 contro l'1,41498 dello scorso anno. Quindi un secondo e una manciata di millesimi meglio rispetto alla prestazione del 2018. Nel gioco, se andiamo ad analizzare appunto i dati in tabella sull'asciutto, quindi i tempi diciamo nelle prime righe alte, potete vedere che avendo impostato sempre l'IA a livello 110,
sia su F1 2018 che su F1 2019, potete vedere se hanno segnato rispettivamente 1.36.634 con 1.38.794. Qua forse il gap è addirittura più grande e qua forse c'è anche qualcosa da sistemare, nel senso che i bot comunque sono andati più lenti rispetto a F1 2018, ma molto più veloci rispetto alla realtà. Uno, come vedete, quasi un paio di secondi più veloce. Quindi qua forse va con una di quelle piste su cui si dovrebbe probabilmente sistemare qualcosina. E ovviamente anche nelle situazioni di bagnato, quindi nelle righe poste al centro di questa tabella, come potete vedere, da 2 secondi e 1 si passa a 3 secondi di ritardo sul tempo giro globale. E il distacco anche qui, ma il livello percentuale tende ad aumentare, ma per lo stesso discorso che era stato fatto in Cina. Quindi per ora possiamo dire che il feedback che il gioco dà alla guida, sentendo anche il parere di altri ragazzi, sembra di una macchina più stabile, più stabile, più pesante, un pochino più puntata tra virgolette sull'anteriore, quindi meno sovrasterzante nelle curve di percorrenza, forse un pochino più difficile da gestire in trazione, ma ripeto, per questo tipo di considerazioni ci aggiorneremo in un prossimo video quando avremo smanettato davvero sui setup. E come posso dire, una vettura che però effettivamente, cronometro alla mano, poi risulta, almeno per ora, essere più lenta rispetto ai tempi che si riuscivano a far segnare su F1 2018. Quindi io con questo per ora chiuderei il primo video. Noi, vi ripeto, il nostro gruppo comunque è in possesso della beta con diversi ragazzi. Stiamo testando l'online, stiamo testando l'handling, stiamo testando come cercare di capire come sviluppare e implementare le prestazioni della vettura giocando col setup. Vi chiedo, se vi è piaciuto questo video, di mettere un bel mi piace e se avete domande nei commenti scrivetele, saranno di spunto sicuramente per prossimi video e chissà, magari per qualche live che quasi sicuramente arriverà. Prossimo video vedremo, potrebbe essere qualcosa sulle gomme, temperature, che so che per chi fa campionati sono sempre argomenti molto interessanti, quindi vedremo di aggiornarci, spero a breve. Questo weekend sono un po' incasinato per impegni, però faccio il possibile per far uscire magari il video nei prossimi giorni, ecco, entro la metà della prossima settimana. Grazie a tutti, ricordo mi piace o scrivete nei commenti domande o curiosità, ve le diremo nel prossimo video o direttamente nella live che andremo a organizzare. Buona serata a tutti e grazie. Ciao a tutti.